Passi avanti per eliminare l'ultima pesante strettoia della provinciale della Val d'Aveto, quella che attraversa l'abitato di Borgonovo, nel comune di Mezzanego, vicino all'innesto con la provinciale del Passo del Bocco, e che obbliga di fatto a transitare nell'antico borgo, sempre a senso unico alternato. Un'opera quindi molto complessa, per la quale sono impegnati la Regione, che dovrebbe cofinanziare l'intervento, con la Provincia, che ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo, il Comune e la Sovrintendenza. È stata presa in considerazione questa ipotesi qua dalla Sovrintendenza, che devono darci appunto le loro indicazioni, e su proposta nostra la Regione l'ha messa sul piano della sicurezza. Adesso naturalmente di questi tempi qua, insomma, le risorse economiche sono sempre più scarse, di conseguenza bisogna cancellarle. Siamo in attesa appunto della Regione, di questa disponibilità di questi fondi, e comunque noi abbiamo presentato all'attenzione sia della Regione che del Comune che della Sovrintendenza un preliminare che è fermo lì, attendendo gli sviluppi. Dal definitivo all'esecutivo non dovrebbe esserci molto tempo. Su questa strada la Provincia aveva già eliminato negli anni scorsi 2 chilometri di strettoie a Prati di Mezzanego, allargando a 7 metri la carreggiata, e sta completando l'allargamento di un ponte. E il nuovo intervento a Borgonovo, che darebbe ulteriore respiro e sicurezza alla viabilità della frequentatissima arteria delle valli Sturla e Aveto, sfiora i 500.000 euro complessivi. La cifra stimata tra questo preliminare semidefinitivo è attorno appunto dai 400 ai 500.000 euro, perché, ripeto, ci sono da fare degli acquisti e delle demolizioni che sono contemplate, diciamo, nel progetto quando sarà esecutivo.